Lucia. Siamo qui per aspettarlo in diretta dallo Santo, sì. Ugo De Lucia. Non ho sentito, dillo ancora, che comincia, dillo ancora, eh. Ugo De Lucia. Che? Ugo De Lucia. Ugo De Lucia. Dillo ancora. Ugo De Lucia. Siamo sempre noi. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, ormai questa felpa mi serve, perché vedete, io ho il pigiama sotto, in realtà. Io ho il pigiama sotto, quindi la felpa serve per quello, perché c'è freschetto per stare in pigiama, ma con la felpa si sta bene. Sì. Subcomandante, questa sera, o questo pomeriggio, dipende quando volete guardare la trasmissione, questa mattina, parleremo, dopo che siamo passati un po' al cinema, un po' alla moda, un po' non si sa nemmeno di cosa abbiamo parlato, si passa a un'altra, sì, a un'altra arte. Ovviamente, prima di passare a questa arte, voi vi dovete ricordare di mettere mi piace, di commentare, di chiederci pareri, farci domande su cosa volete che vi parliamo, iscrivetevi ai vari canali che avete in sovraimpressione o no, sovraimpressione no, li avete sotto il video, e quindi andate. Ma che arte andiamo a toccare? Allora, prima di tutto, puntata numero 81, i fiori, ma stasera andiamo a toccare un'arte che in realtà... questa idea è quello che ci porterà al successo. No, aspettateli tutti. Sappiate che dopo il 90 ricominciamo dall'1, quindi dall'1, certo. Esatto, quelli che non abbiamo fatto nelle volte scorse. Esatto. Allora, stasera in realtà parliamo di un argomento che non si discosta troppissimo da quello della settimana scorsa, cioè quello di Lucia Libre e cinema, perché parliamo di Lucia Libre e musica, che vanno un pochino a braccetto. Mi spiego. Allora, come abbiamo detto tantissime volte, la Lucia Libre in Messico è una questione diversa rispetto a quella che è magari il wrestling nordamericano, perché dalla Lucia Libre si sono originati fumetti, si sono originati film, si sono originate tantissime opere, oppure da fumetti, da film, come nel caso di Huracán Ramirez, si sono originati luchador. E quindi abbiamo capito che Lucia Libre e mondo pop in generale, comunque di cultura popolare, vanno estremamente a braccetto. Per forza di cose anche la musica non poteva che esserne coinvolta. Abbiamo ricordato un paio di episodi fa ancora una canzone che ci piaceva tanto, della Sonora Santanera, che è una vecchia canzone riproposta appunto come penso sia una cumbia, che parla appunto dello Luchadores. Alcune band negli anni 80 hanno fondato questo genere che si chiama rock guacamole, in pratica, cioè questo rock in salsa messicana, che appunto ogni tanto toccavano alcuni temi della Lucia Libre messicana, ma sicuramente il genere musicale che più va a braccetto con la Lucia Libre è il surf rock, e soprattutto il surf rock messicano. Ma c'è un perché, fondamentalmente. Allora, partendo dall'inizio, dobbiamo considerare che la stragrande maggioranza dei film sulla Lucia Libre che sono usciti a cavallo degli anni 60, perché sì, hanno iniziato prima, ma poi il boom grosso è stato appunto negli anni 60. Sono film di cui noi abbiamo parlato ogni tanto, avevamo fatto una piccola rubrica a parte in cui commentavamo con Michele alcune di queste pellicole, e sono per la stragrande maggioranza degli horror a basso costo, con protagonista vuoi il santo, vuoi Blue Demon, vuoi Huracán Ramirez, vuoi chi vuoi tu, insomma, praticamente tutti i più grandi hanno fatto parte di questa storia. Ed essendo gli anni 60, qual era la musica migliore, più giovane, più fresca per essere colonna sonora? Era effettivamente il soft rock, importato dall'America, per esempio con gruppi seminali come i Beach Boys, per dire. Arriva chiaramente anche in Messico,
e fu utilizzato parecchio, perché comunque ci furono varie band che iniziarono negli anni 60 a fare questo genere. Ricordiamo per esempio i Los Locos del Ritmo, che furono tra le prime band che interpretarono in chiave surf alcuni successi nordamericani. Ma i primissimi a cui dobbiamo questo matrimonio tra Lucha Libre e Surf Rock sono i Los Pajaros Azules, The Cambridge Stones, i Los Rockets, per esempio, che appunto diedero il via al genere per come lo conosciamo adesso, perché non erano canzoni cantate ma erano strumentali. Alcuni album molto famosi che appunto appartengono a questo genere sono, per esempio, il primo, e ci viene scatta subito il campanello d'allarme, Blue Demon's Mexican Rock and Roll Favorites, e la colonna sonora di una pellicola che si chiama Assassinos della Lucha Libre, che appunto ebbe come colonna sonora una colonna sonora surf rock, uscita poi come disco, come Assassinos della Lucha Libre, Classicos del Rock e Roll Mexicano. Maledizione, non riesco a alternare spagnolo e inglese, mi devia. E chiaramente proprio inizio degli anni 60. Praticamente questi due album, che erano legati poi effettivamente dei film, crearono un piccolo diciamo successo a livello discografico, chiaramente un pochino di nicchia, ma vendettero parecchio bene, e tante band iniziarono poi sempre in quegli anni a proporre qualcosa inerente alla Lucha Libre messicana, vuole nei testi, eccetera eccetera. Chiaramente gli anni passano, il surf rock viene un pochino dimenticato, fino a che alcune radio tipo Rock 101, che è una radio molto, molto importante in Messico, iniziarono tra gli anni 80 e 90 a fare appunto delle trasmissioni in cui venivano riproposte alcuni pezzi nordamericani surf rock, e poi ogni tanto vennero proposti anche quelli messicani. Nacque così un movimento di revival, praticamente, nella seconda metà degli anni 90, e tantissime band si formarono su quest'onda, hai capito, soft rock. E, per esempio, alcuni gruppi insigne del genere sono i Los Esquitos e Los Acapulco, che oltre a riprendere le tematiche della Lucha Libre, oltre a dargli un tono magari un pochino horror, proprio per richiamare i film a cui si ispiravano sia le loro musiche che i loro immaginari di bambini, perché dovete immaginare che questi film sono un po' come quelli di Bud Spencer e Terence Hill da noi, cioè chiunque li ha visti, anche in generazioni lontane dal periodo storico nei quali sono usciti. E chiaramente, per rendere ancora più stretto questo matrimonio tra musica e Lucha Libre, iniziò la moda tra questi gruppi di suonare anche mascherati, quindi vuoi con la maschera di Atlantis, vuoi con la maschera del Santo, vuoi con la maschera di Blue Demon, e divenne ben presto la regola. Ad oggi ci sono tantissime band in Messico, che bel muso che c'è lì, tantissime band in Messico che si esibiscono appunto con maschere da Lucha Libre, con copertine dei dischi ispirate alla Lucha Libre, con titoli di canzoni ispirate alla Lucha Libre, e fanno surf rock. È un genere gigante, c'è tantissima roba, addirittura alcune band nordamericane come lo Straight Jacket hanno fatto la stessa scelta, quindi proporre surf rock con vestiti da luchador. E in realtà vi dico, come diceva quello molto famoso, se volete, per chi fosse curioso, interessato e avesse Spotify, io ho caricato una playlist gratuita che si chiama e pubblica, che si chiama Hugo de Musica, e raccoglie ve lo dico subito, una cinquantina, forse di più, una sessantina, 68 per la precisione, di canzoni appunto surf rock. Non solo, c'è anche qualcosa di diverso, come appunto la sonora Santa Nera, qualcosa di punk, ma tutto inerente alla Lucha Libre, e quindi chi vuole può andare. Ma anche Zorro. Ma perché, a proposito di messicani, vedi Zorro? Cioè, messicani? Tutto torna.
soprattutto senti Don Aleandro della Vega, ti sposteresti per favore, che se no non vedo cosa faccio. E vabbè, grazie Enrico. Andiamo tutti ad ascoltare un po' di musica, quindi sì, ad ascoltare la playlist che ha creato il subcomandante. E che poi la differenza tra il surf rock americano e quello messicano è che la canzone, ad esempio, surf in Mexico, è al posto di quella, cambia poco. Sì. È semplicemente quella, anche, sì, anche California Love è la stessa, perché la Baja California, Baja California Love, sì, certo. Chiaramente era quello. E grazie mille Enrico, grazie a voi, grazie a voi che ci avete seguito. Appuntamento quindi alla prossima settimana, a febbraio inoltrato, ormai piano piano la primavera si avvicina galoppando praticamente, sì. E buona serata a tutti.